Abbiamo incrociato le squadre che scendevano, vedete, andavano negli spogliatoi. È tutto a tutta una logica, no? Voglio dire, il dress code ci vuole, l'eleganza, bisogna capire quando uno deve fermarsi. Io non mi fermo. Perché non mi fermo? Tanto le scelte di tutto il mondo sono fatte. Chissà se sono... Mettiamo questi che hanno un'onestà, una pulizia. Posso inquadrarvi, ragazzi, o non volete? Sono un giornalista, posso inquadrarvi. Se poi ci offre una birra? Questo no, questo mai. Perché sono gratis, ormai sono come fossi un nomade dei video, capisci? Di dove siete? Di qua. Quindi chitarra e clarinetto, come fosse Renzo Arbore. I bellissimi di Vicenza. Mi raccontate 2 minuti Vicenza, so che siete troppo belli. Dovete andare, dovete proprio andare. È un peccato. Soprattutto lei, vede che è spaventatissima. È così, beh, anche il signore. Sa. Posso rubarle un minuto in video, signora? Sono un giornalista, racconto il costume, ma so che A è troppo bella per YouTube, B deve proprio andare, C è in un ritardo mostruoso, D, lei si sta chiedendo, ma io che sono la più bella del mondo, che ho la maschera più bella, perché devo regalare la mia abbronzatura a uno che potrebbe essere, dico bene, non mi giudichi da... Vicentina? Mi racconta 2 minuti? No, bello, grazie. Anche solo la sua maschera costa più di me praticamente. Me lo dice che mestiere fa? Solo questo. Non credo rischi licenziamento, eh. Allora, vedete, tutto questo, quando lo face, se lo fa Chiambretti, vedete, c'è una concentrazione di bellissimi e di bellissimi, ripeto, che è crescente. Allora, tutto questo, se lo fa Chiambretti, diventa un eroe. Vi invito a dare un'occhiata, perché cercavo una bella foto di Cristina Chirichella. Vi invito a dare un'occhiata a Cristina Chirichella all'Instagram e comprendete tante cose. Chiedevo a mia moglie di dare un'occhiata alle foto, no? Agli Instagram personali, ma sono e lei riesce a scaricarli, io no. Ma è una roba pazzesca, pazzesca. E io, se non posso chiedere niente, non posso chiedere a una se è la più bella, se... e finisce di... Ma è incredibile, eh? Ah, non si può guardare l'allenamento, mio Dio. È bellissimo, ho il pass, sì, ma... Fantastico, il dress code. Beh, c'è anche qualcuno. Siamo a Vicenza, dunque. Vediamo se... Chissà se stasera magari troviamo Faloppa, ad esempio. Vediamo chi sono questi. Chissà se siamo autorizzati. Vedete che sono... tutti pass. No, la maschera. Se non la maschera... Si può passare, insomma.